La commissione a stili di vita e salute ha visto la presenza di 24 partecipanti più il nostro centravanti d'attacco, chiamato anche Maria Donata Giaimo. Credo che sia stata, da quello che ho capito, l'unica commissione che aveva una presenza di dirigenti del sud, delle politiche. Sarebbe un triste primato. E il problema è come per i sedentari. Il problema sono gli assenti, non quelli che c'erano. Quindi forse bisogna affrontarlo. In questi 2 anni noi abbiamo lavorato per costruire una piattaforma delle nostre politiche riconosciuta dagli interlocutori istituzionali e condivisa e praticata da tutta l'associazione, con un denominatore comune, omogeneo, coerente anche nei linguaggi, con un'impronta peculiare. Sembra l'acqua calda, ma per l'UISP non lo è. E quindi già mi sembra un risultato che notevole che abbiamo raggiunto. Nell'attuale situazione, rispetto ai piani di prevenzione regionali, noi abbiamo un quadro in cui alcuni comitati regionali sono in una fase avanzata di confronto e coprogrammazione con i dipartimenti di prevenzione, anche se la marcia è lenta, lunga, faticosa, come ha detto anche la Giaimo. Quindi non è un pranzo di gala, è una maratona, però ce la possiamo fare. In altre regioni invece potremmo parlare di ritardi e situazioni di stallo, sicuramente di mancato riconoscimento per quanto ci riguarda, e il Sud è un esempio eclatante. È un problema a due facce che vede da una parte una situazione istituzionale complicata e sicuramente non efficiente, e dalla parte l'UISP spesso troppo fragile sul piano associativo per essere un interlocutore qualificato e riconosciuto. Non crediamo che sia una situazione accettabile, non crediamo alle malattie endemiche, pensiamo di dover avviare, speriamo non da soli come politiche della salute, un'offensiva dolce per far avanzare anche i nostri comitati rallentati in questa fase. In questi 2 anni noi abbiamo sempre lavorato unicamente in funzione dei comitati e dei territori, e per quello che possiamo essere anche più esigenti a questo punto. Va bene la conferenza al sud di cui ha parlato Vincenzo, ma se il giorno dopo siamo come il giorno prima, non serve a niente. E allora forse dobbiamo avviare il cambiamento. Per quanto riguarda il sud, che è la nostra priorità, proviamo a programmare workshop di confronto e attività di formazione diffusa, sia per quanto riguarda i dirigenti che gli operatori. Motiviamo i nostri territori al fatto che è una partita che vale la pena di giocare. Mi dice, non è che gli proponiamo una medicina da prendere. Per quanto riguarda la formazione, avvieremo una campagna intensiva di formazione politica congiunta UISP dirigenti del sistema sanitario, come ci ha detto la Giaimo, per abbattere i muri e mescolare i saperi. Questo è possibile nelle situazioni in cui abbiamo un vago riconoscimento da parte delle istituzioni. Vorremmo cominciare con una serie di prototipi. Uno potrebbe essere il Nord-Est, proviamo con la Puglia, accettiamo iscrizioni a questa gara. Per l'altro procederemo col consideramento dei risultati ottenuti. Io voglio ringraziare qui e continuerò a ringraziare, li farò lavorare ancora di più, il gruppo nazionale e i referenti regionali che in questa fase sono stati un elemento essenziale. Vogliamo anche ribadire che siamo un'associazione di promozione sociale che contrasta le diseguaglianze in termini di accesso ai servizi e di opportunità, e vuole costruire nell'ambito delle politiche pubbliche presidi di equità in un welfare di comunità. Rifaremo a gennaio o febbraio l'incontro bis di Bologna con i referenti regionali delle istituzioni per capire a che punto siamo,
nel 2016 ci sarà l'appuntamento di Guadagnare Salute, Orvieto, La Vendetta, che dovrebbe svolgersi forse in Calabria, in teoria perché non esserci, perché non ripetere Orvieto? In pratica proviamoci, non è così semplice. L'invecchiamento attivo è uno dei temi portanti dei piani di prevenzione, quindi ci dedicheremo particolarmente a questo. Volevo sottolineare anche rispetto all'intervento ieri del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, che noi lavoriamo su questo terreno in un'azione di socialità che non ci piacerebbe proprio se l'idea che il nostro mandato fosse solo quello che contribuiamo alla diminuzione delle spese del sistema sanitario, perché diciamo così, non è proprio il nostro obiettivo principale. L'ultimo pezzo, il ridisegno e la riqualificazione degli spazi pubblici come opportunità per obiettivi di coesione sociale, di contrasto efficace alle disuguaglianze e di promozione di abitudini salutari quotidiane. Giulio Cederna, l'autore di questa pubblicazione che tutti gli anni fa Save the Children, un giorno ci ha detto in un incontro con le politiche che potevamo essere i paladini degli spazi pubblici. Bello, ci piacerebbe fare i paladini, possiamo provarci. L'ultimissima cosa, non per retorica formale, ci manca, almeno come politiche della salute, ci manca una dimensione europea in cui possiamo affermare i risultati che abbiamo raggiunto e in cui possiamo ottenere degni riconoscimenti del nostro lavoro. Io sarò una persona un po' bizzosa, a me l'idea che una serie di enti di promozione sportiva abbiano ottenuto finanziamenti europei non facendo niente per quanto riguarda le politiche in Italia mi sembra surreale e non accettabile particolarmente. Ribadisco le parole chiave e ho finito: comuni, che sono accoglienza, alleanze e intersettorialità tra diversi, che sono le alleanze, le reti si fanno fra gli uguali, tipo fra di noi, sarebbe meglio fare più reti, la formazione dirigenti, ve ne ho parlato, di alto livello, fare massa critica e il Sud. Forse sarebbe stato più significativo produrre un unico documento delle politiche, come ha detto Balestri, andiamo al prossimo appuntamento e proviamoci, però ce n'è mancato il tempo. Speriamo di rivederci fra un po', potendo parlare di nuovi traguardi raggiunti. Grazie. Scusate, grazie, sono Daniele. Sforato. Con questo ultimo intervento abbiamo chiuso i report sulle politiche.